Allora eccoci qui di nuovo in diretta in vostra compagnia, pronti per analizzare quello che è successo già in questa 26esima giornata di Serie A, perché come detto in apertura alla Sardegna Arena l'Inter perde per 2-1 contro Cagliari. Tra l'altro c'è da registrare anche l'errore di Nicolò Barella nell'occasione del rigore, con il quale poteva anche portarsi il Cagliari sul 3-1. Nulla è servito, il gol di Lautaro Martinez su assist di Nainggolan, che ha trovato il pareggio contro il Cagliari. Il Cagliari aveva segnato con Cepitelli, grazie a un assist di Cigarini, c'era stata anche un'ipotesi di autogol dell'Inter, poi è stato dato a Cepitelli il gol, invece Pavoletti ha fatto un bel gol con assist di Sma. Questo è il risultato, il primo risultato della 26esima giornata. Come vedete dalla grafica ci sono incroci molto importanti, lo dicevamo, soprattutto per quel che riguarda il Milan, che come detto giocherà in casa contro il Sassuolo. Guardate dalla classifica, Milan ha 45 punti in questo caso, vincendo scavalcherebbe l'Inter di 1, ma non solo, la Roma che deve giocare contro la Lazio nel derby e giocherà sabato sera alle 20:30, la può appaiare, quindi il terzo posto in questo momento ritorna tutto in ballo, mentre invece la Juventus e il Napoli si scontreranno fra di loro, sarà al San Paolo dove il Napoli di Ancelotti andrà a incontrare la Juventus di Allegri, Juventus di Allegri con il mister Allegri che ha deciso di cancellarsi dai social. Affronteremo un po' anche questo argomento e anche in questo caso insomma i punti di distanza sono abbastanza, però è chiaro che il Napoli potrebbe provare a fare risultato, chissà, lo diciamo spesso che non possa essere la prima squadra a togliere il segno zero per quel che riguarda le sconfitte in casa Juventus. Lo scopriremo, ma subito da Gianluigi Longari. Gianluigi, per le dichiarazioni dopo la partita di questa sera. Esatto, da parte di Luciano Spalletti, che ha ovviamente posto l'accento sulla brutta prestazione dell'Inter, specie nella prima frazione di gioco, un primo tempo brutto, ha detto il tecnico della squadra nerazzurra, ritardavamo a prendere le decisioni, la palla viaggiava male, poca qualità e intuizione, si prendono troppi gol da calcio piazzato. Si è parlato anche della scelta finale di inserire Ranocchia come centravanti, una cosa che si è sempre fatta, potevamo sfruttare bene alcune situazioni, in questo caso si deve parlare di quel dettaglio se non si vuole vederlo funzionale al gioco di squadra. Ha poi fatto un riferimento anche alla situazione di Mauro Icardi, paragonandola a quella di Keita Balde, altro giocatore infortunato. Anche lui, come Keita, potrà usare quello strumento del campo per fare il bene dell'Inter, passa solo dal campo questo discorso. Però vi chiedo, perché mettete la domanda su lui e Keita in modo differente? Entrambi sono infortunati, ora ha 5 giorni per finire le cure. Il fatto che lo poniate in maniera diversa è per dire che c'è qualcosa di anomalo nel suo comportamento, se no li mettereste sullo stesso piano, sostanzialmente quello che intende dire, traducendo un po' le parole di Luciano Spalletti, è il fatto stesso che mi chiediate di Mauro Icardi in una condizione diversa rispetto a quella di Keita Balde, testimonia che voi per primi, voi giornalisti per primi, siete consapevoli del fatto che Icardi, più per scelta che per necessità, in questo momento non è parte integrante della squadra. Ecco, diciamo già Luigi che effettivamente... Io lo interpreto così, poi non so, sì, anche gli ospiti in studio. No, no, giustamente, come anche se vince dalle dichiarazioni, mettere sullo stesso piano la situazione di Icardi e Keita Balde in questo momento mi sembra che si possa mettere sullo stesso piano solo dal punto di vista dell'infortunio, tenendo presente che su Keita Balde non c'è stato nessun accertamento da parte dell'Inter sul suo infortunio, su Icardi c'è anche stato un accertamento per verificare le effettive problematiche sul ginocchio, quindi già da qui non è la stessa cosa. Allora io chiedo ovviamente anche parere a Luca Serafini e a Tiziano Gonzaga. Parto da Luca Serafini. Intanto Luca, direi di partire dalla partita di questa sera dell'Inter, perché fino ad ora l'Inter senza Icardi ha sempre vinto e si è dimostrata molto compatta, sembrava anche aver ritrovato uno spirito di unione, un Perisic in grande forma. Questa sera che cosa è accaduto secondo te, Luca? Intanto ha trovato un Cagliari particolarmente determinato, aggressivo, feroce, che l'ha messa in difficoltà per tutto il primo tempo, ha creato almeno prima del gol e dopo due o tre occasioni molto nitide, due prodezze di Handanovic, subito il pareggio è tornato subito in vantaggio e questo è un dato di fatto. Per affrontare una squadra così dovevi avere la stessa determinazione di Firenze, dove per un'ora l'Inter aveva strameritato la vittoria, e quello che stupisce di più è che arrivava tutto sommato, al di là delle polemiche della settimana, quelle arbitrarie, quelle di Cardi, però in un momento positivo dell'Inter come prestazioni e come condizione generale. Quindi questo è particolarmente allarmante, perché comunque tornare da Firenze e Cagliari con un punto, con il Milan e la Roma che ti soffrono sul collo, in una situazione di tensione come questa diventa doppiamente complicato.
Ma Tiziano, a questo punto, anche quanto sta influendo questa situazione? Perché ricordiamo che nel prepartita ha parlato Marotta e ha sottolineato che sarebbe opportuno concentrarsi sulla partita, questo l'ha detto prima, del risultato e della sconfitta. Ha parlato sempre del fatto che, secondo lui, dice, aveva detto questa cosa che mi sembra anche abbastanza importante, dice: non c'è da riparare niente perché non c'è stato nessuno strappo. Questo, le parole di Marotta quest'oggi prima della partita, però poi alla luce anche di quello che sta succedendo con Icardi bisogna valutare che cosa avverrà. Ma invece, Tiziano, per quel che riguarda la partita, può essere un contraccolpo rispetto a questa situazione che non si va chiarendo con Icardi? Ma senti, questa situazione con Icardi chiaramente crea un po' di deconcentrazione, perché distoglie l'attenzione da quella che è la partita. La conferenza stampa inizia con la domanda su Icardi, la conferenza stampa del mister inizia con la domanda su Icardi. È chiaro che la domanda su Icardi viene sempre fatta. Spalletti, stizzito nell'ultimo, prima della partita, aveva detto: non voglio più parlare, parliamo dei giocatori che vanno in campo, non sì, di quelli che non sono disponibili. Inevitabilmente, dopo una partita persa a Cagliari in questo modo, in cui l'Inter effettivamente ha meritato di perdere sul campo, è normale che la domanda su Icardi viene fatta. Anche perché, se andiamo a vedere e ad analizzare poi nel momento di difficoltà in cui l'Inter avrebbe dovuto aumentare il suo potenziale offensivo, quindi inserire un'altra punta, in panchina c'era un ragazzo della primavera, un bravissimo ragazzo della primavera, però ha dovuto rimettere Ranocchia a fare l'attaccante per cercare di mettere qualcosa. Quindi anche a livello numerico gli avanti dell'Inter in questo momento, senza Keita e senza Icardi, sono veramente risicati. Quindi, tra l'altro, ricordiamo, era Facundo Coniglio che noi vediamo, no, sempre nella primavera dell'Inter, la nostra grande esclusiva, la primavera, e questi campioni che fanno vedere le loro qualità poi vengono proposti in questo caso anche in Serie A. Chiaramente per Facundo Coniglio era la sua prima convocazione con i grandi, ma è ragazzo, ovvio, ragazzo di grandi qualità, arriva da una mancanza, no? Deriva da un po' da ragazzo di grande qualità, ma è chiarissimo che in questo momento qua sarebbe andato in difficoltà anche lui a entrare in campo e per ribaltare delle partite. In qualsiasi caso, per sostituire un giocatore importante come Icardi, bisogno di uno peso specifico di giocatore un pochettino differente. Ecco perché poi ricordiamo, appunto, c'è anche l'assenza di Keita Balde in questo momento, manca Icardi, praticamente l'unico centravanti vero è Lautaro Martinez, che questa sera come l'hai visto, Luca? Beh, è stato il migliore in campo, sì, il migliore in campo, perché a parte un gol stupendo sul primo palo, ci ha fatto un bel gol, molto bello, proprio per tempismo, per scelta, per movimento, poi ha creato altre situazioni in una partita che non lo ha visto molto supportato. Io ti devo dire che rimane, secondo me, il tallone di Achille, al di là delle polemiche, dei discorsi eccetera, dell'Inter, rimane il centrocampo, che a me non piace, né in buone condizioni né in cattive condizioni. Trovo che sia di modesta entità, sia in Brozovic come rendimento costante e continuo, in Vesino, che è stato molto opaco fino all'ingresso di Borja Valero, che tra l'altro ha avuto una grande occasione per il 2-2. Ecco, ricordiamo anche il gol, diciamo l'occasione sbagliata da Borja Valero. Sì, da Borja Valero, poi il Cagliari nel recupero ha avuto addirittura anche il rigore, sì. Però c'è una modestia nell'illuminazione del gioco da parte dei centrocampisti, con la solita intermittenza di Perisic, stasera non era particolarmente in palla nemmeno Politano. Nainggolan, ma come l'hai visto? No, non male, non male. Anche Skriniar è abbastanza giù di tono nelle ultime settimane. È vero? Skriniar, dice Gianluigi, anche Skriniar un po' giù di tono. Sì, la difesa ha sofferto tanto, nel primo tempo ha sofferto tanto. È vero, come ha detto prima Gianluigi riportando Spalletti, che hanno segnato loro grazie alla loro fisicità e hanno sicuramente degli ottimi schemi su calci piazzati, perché la traiettoria di Serna per il gol di Cepitelli era molto, molto complicata da prendere, però anche in azioni c'è stato. Skriniar ha protetto bene Handanovic in un'occasione su Joao Pedro, che poteva fruttare il raddoppio del Cagliari, ma complessivamente in effetti anche dietro stasera. Però la difesa dell'Inter generalmente non si tocca, secondo me rimane con i due centrali uno dei coppie più forti d'Europa in prospettiva.
secondo me Cedric vale 2,5 D'Ambrosio, non capisco perché sia in panchina, è uno che gioca in nazionale Portogallo e costringe, che poi quando ha giocato ha fatto vedere costringe le sue Cancelo qualità. Alla panchina, queste scelte qui mi lasciano francamente un po', perché sono fonti di gioco, perché Cedric è uno che intanto ti occupa bene la fascia anche dalla parte diciamo come contrasto a quella del Cagliari, e poi è uno che si propone. Nainggolan non ha fatto male, tra l'altro ha fatto un'ottima azione per l'assist a Lautaro in occasione del gol, ma ci vuole altro, ci vuole più sostanza e più continuità. Ripeto che è strano perché arrivava da un filotto di prestazioni positive che erano state convincenti. Sì. Tiziano, chiedo a te invece sul Cagliari. Il Cagliari sale a 27 punti in classifica, è sempre un po' lì nel limbo tra la zona play-out e la zona play-off, diciamo retrocessione, perché i play-out non ci sono i play-off, la zona retrocessione, la zona Europa. Ricordiamo anche il risultato di Serie B, che ha vinto il Foggia per 1-0, dove lì ci sono invece i play-off e i play-out, è proprio il Foggia si doveva staccare un po' dalla zona play-off. Eccolo qui, il Foggia vince sul Cosenza, invece... che arrivava da 3 vittorie consecutive. Esatto, tra l'altro infatti il Cosenza invece rimane lì, a, adesso andiamo a vedere la classifica esattamente, che a memoria so 33 che il Cosenza, mi pare. Era 23 il Foggia e quindi sale a 26, se non vado errando, e dovrebbe essere 33 il Cosenza e rimanere tale, vediamo se dico bene, sì, Cosenza 33 e quindi il Foggia giustamente come abbiamo detto 26, insomma il Foggia ancora si trova nella zona play-out in realtà, poi questa è la 27esima giornata di Serie B, perché lo sappiamo, martedì c'è stato il turno infrasettimanale, quindi adesso la Serie B è una giornata in avanti rispetto alla Serie A, col Brescia che sta facendo molto bene, attenzione al Benevento, il Palermo, nonostante tutte le problematiche societarie, insomma questo un po' anche per fare la panoramica sulla Serie B, ma dicevo Tiziano, il Cagliari come l'hai visto con i suoi elementi principali, diciamo? Cagliari assolutamente ha fatto una partita di grandissima intensità, ha aggredito subito l'Inter, ha cercato di fare la partita, avevano una voglia di vincere, probabilmente hanno capito che l'avversario era un pochino in difficoltà e hanno cercato di... ritmi molto alti, tra l'altro. Esattamente, hanno cercato subito di accentuare queste difficoltà che aveva l'Inter. Poi sono stati bravi e fortunati dopo il pareggio a riuscire a rimettere ritornare in vantaggio con un gran gol di Pavoletti. Di Pavoletti. Invece Barella che ha sbagliato il rigore, Tiziano? Beh, l'ha tirato male. L'avresti fatto tirare a Barella tu? Fossi stato no, in Maragna. Io credo che ci siano delle gerarchie, e sì. Barella non era sicuramente il giocatore più adatto per tirarlo. Peccato, perché è un ragazzo che sta facendo un campionato strepitoso e sotto gli occhi di tutti, lo vuole mezza Europa, quindi giocatore di qualità. Un rigore si può sbagliare, peccato perché l'ha proprio tirato male. Però sai, se costi 50 milioni di euro magari... Barella Maradona ne costava tanti di più, pure l'ha sbagliato anche lui qualche rigore. Barella ha un problemino caratteriale che deve tarare, è sempre troppo nervoso. Qua nervoso. Luca, però averne giocatori nervosi così... Le qualità sono indiscusse. L'avevate già detto. Preferisco uno nervoso così che uno tranquillo. Però a lui ha delle reazioni sempre un po' sopra le linee con gli altri. È vero, è vero. Stasera anche due volte è andato faccia a faccia con l'arbitro e in una situazione come quella sono rimasto stupito anch'io, perché il rigorista deve avere i nervi saldi, deve essere un giocatore freddo e non credo proprio che Barella sia in cima alla lista dei rigoristi. Maranna si è limitato a dire, è stato un po' vago nel dopopartita sul tema del rigore. E ho avuto un po' paura perché è una stagione che ci vanno le cose un po' storte, dopo quel rigore mancavano ancora pochi 2 o 3 minuti, però non è andato sullo specifico. È un grandissimo giocatore tecnicamente che deve assolutamente disciplinarsi, perché altrimenti rischia spesso e volentieri, come stasera, di compromettere delle partite o per un gesto, certo che si può sbagliare un rigore, però le sue reazioni su certi errori, su certi fischi degli arbitri sono sempre un po' sopra le righe. Come diceva Fernando, 3 punti fondamentali per il Cagliari, lo dicevamo che sale un po' nella classifica, pericolo però per l'Inter, perché può essere scavalcata dal Milan e può essere appaiata dalla Roma, dovessero rispettivamente vincere le due squadre nelle partite di domani, però c'è da dire che chiaramente c'è sempre un po' la vicenda Icardi che tiene bando. L'ultimo capitolo sono le dichiarazioni di Marotta, che ha parlato del fatto che non c'è niente da ricucire perché non c'è stato nessun strappo. Però Luca,
su questa affermazione di Marotta prima della partita, comunque con la, da, chiaramente con la voglia di tenere l'attenzione su quelle che sono le partite, sono importanti, ma allora bufera mediatica, problema, ma anche l'assenza proprio con le qualità del centravanti Icardi si sta facendo sentire a questo punto? Beh, certamente sì, penso che tutta la strategia di Wanda, di suo marito in questi anni, visto che stiamo parlando del quarto rinnovo in un lustro, si sia basata sul fatto che lui è veramente l'unico fuoriclasse, l'unico fenomeno dell'Inter, perché l'altro giocatore migliore dell'Inter, Perisic, è una stella di Natale che si accende, si spegne e nell'ultimo anno è più spenta che accesa come rendimento generale. Di conseguenza hanno cavalcato questa onda, l'onda del fatto che lui ha segnato tutti i gol. Adesso ultimamente l'Inter aveva fatto quadrato in sua assenza, al di là di ogni polemica, però stava dando qualche cosa, sì, in più, però alla distanza una mancanza di un giocatore così che è regolarmente in testa o nelle prime piazze della classifica canonieri non puoi sopperire facilmente. Mancano ancora 3 mesi, alla fine del campionato sono tante partite, alla distanza lo senti, e come, Lautaro è bravissimo, ma a Firenze per esempio, dove l'Inter ha strameritato, ha segnato il gol, non l'ha mai presa più o meno. Tiziano, a questo punto, no, perché la situazione diventa complicatissima da risolvere, più passa il tempo peggio è, più arrivano dichiarazioni a destra e a sinistra peggio è, e Marotta ha affermato che continuerà a parlare con Icardi. Ricordiamo che Icardi è sempre presente con i compagni, la Fiorentina, a fare le sue terapie, quindi non si capisce neanche che tipo di rapporto abbia con chi incrocia. Di essere presente è costretto, non è che possa non andare alla Fiorentina, quindi è costretto ad essere lì. Marotta sta cercando in qualche modo di smorzare i toni dicendo che lui parla con il giocatore, è un infortunio, non è fuori, però sta cercando di buttare fumo negli occhi alla gente per cercare di stemperare un po' questa situazione che chiaramente... Tiziano, ha sottolineato anche Marotta nella prepartita, ha detto siamo uniti come società, perché c'erano state alcune voci magari di qualche frizione interna tra di loro, invece... Sì, perché probabilmente ha voluto fare una dichiarazione di fiducia anche nei confronti dell'allenatore, sì, nel senso, siccome è chiaro che un pochettino sembra ci sia questa bilancia Spalletti-Icardi, anche a fine partita mi pare che poi il problema sia stato via Spalletti, ritorna Icardi, tutte queste cose. Credo che Marotta da società abbia cercato di tutelare un pochettino quello che era il suo allenatore, anche giustamente. Gianluigi, perché insomma alcuni tratti di questa vicenda nelle ultime note sembrano sempre andare verso l'inasprimento, Gianluigi, perché va io bene? Io onestamente ho letto in maniera diversa le parole di Marotta nel prepartita, perché lui in riferimento a quanto ha detto Spalletti in conferenza stampa dice Spalletti ha la sua idea, cioè nel senso non ha sposato in toto quelle che sono state le parole di Spalletti molto dure nel prepartita, e in effetti anche lo stesso Spalletti ha un po' corretto il tiro al termine della gara, per cui io le ho lette in maniera diversa le parole di Marotta nel prepartita, ecco, questo poi è una però, valutazione però soggettiva. No, hai ragione, probabilmente si è dissociato, come dici tu Gianluigi, sì, non apertamente diciamo, però se in più di una circostanza, come per esempio nella decisione di togliere la fascia ad Icardi, si era mostrato un blocco univoco da parte della società, dell'allenatore e di chi ha preso questa decisione. Quindi non la l'ho società visto è unita altrettanto convinto nell'esternazione. Gianluigi, Tiziano sta dicendo quindi la società è unita nel voler cacciare l'allenatore. No, assolutamente, io sto dicendo che non, secondo la me è unita. Le parole di Marotta nel prepartita non hanno la società sposato è però lui ha proprio detto Spalletti. La società è unita. La società è unita. Non siamo sono uniti in accordo, come società, non queste sono state parole con l'allenatore, è un virgolettato di Marotta, cioè proprio lui lo ha detto, siamo l'ho sentito uniti anch'io, l'ho sentito, quindi l'ha detto. Ha detto siamo uniti come società, ha voluto proprio adesso, non so, beh, l'unità cosa, sull'esonero è quasi acclarata. Diciamo lui dice, poi lo possiamo valutare insieme, perché nel prepartita, così almeno non abbiamo nessun tipo di equivoco con il virgolettato di Marotta, gli si fa la domanda che idea ha Spalletti su Icardi e lui risponde lui ha la sua visione, devo dire che a volte si è creata una polemica ma noi siamo uniti, vogliamo raggiungere i nostri obiettivi che sono determinanti per la crescita della squadra. Ecco, ora bisogna capire se dare più risalto a quando lui dice noi siamo uniti, oppure quando sottolinea lui ha la sua visione, devo dire che a volte si è creata una polemica.
Ecco, c'è un po' un'ambivalenza nelle parole di Marotta, sì, che secondo me in altre circostanze era stato più chiaro nel determinare la visione univoca da parte di società e allenatore. Probabilmente anche qui Gianluigi, magari la esperienza di Marotta probabilmente porta forse o a cercare soprattutto di trovare anche un accordo con Icardi, perché purtroppo, per fortuna, cioè in questo momento non ne viene di positivo a nessuno delle parti il fatto che lui continui a essere un separato in campo. Sai, lui è, scusate, ma Marotta questa situazione la eredita, arrivato a Natale Marotta, no, certo, si è trovato in questa. Il discorso del rinnovo di Icardi, forse in questo momento non sottovalutare la battuta di Tiziano, perché se c'è un'unità in questo momento nella società Inter è quella su cambiare l'allenatore a fine stagione. Sì, no, peraltro, e c'è questa spada di Damocle su bisogna spaghetti. Capire che cosa pensa, che cosa crede, che cosa vuole il prossimo allenatore rispetto a una situazione di questo probabilmente genere. Attenzione, potrebbe vero, anche essere la soluzione per risolvere il problema alla non base. Non ho capito. Perché comunque la risposta di Icardi era chiaramente rivolta a Spalletti. Sì, la lettera. La lettera di Icardi, esatto, di ieri era chiaramente rivolta a Spalletti. No, potrebbe essere questo. No, però io vi dico, andando oltre, nella visione d'insieme di Marotta, lui in questo momento ha una situazione anche di stallo, perché immagino che stiano parlando con uno dei designati per la panchina di giugno, perché la panchina cambierà, soprattutto se surroga su fragata da risultati come quelli che stanno avvenendo. In quest'ottica avrà un peso sicuramente anche chi arriva, perché se non vuole, se vuole scomparire Perisic, c'è uno di quelli che se ne vanno a prescindere, va via Icardi, rimane Icardi, cioè Marotta deve guardare un attimo più in profondità. Quindi in questo momento la polemica, secondo me, lui nella sua testa l'ha congelata. Che parlassero sui social, che dicesse Spalletti quello che vuole, la società va su una strada differente rispetto al futuro. Quindi la gestisce con queste frasi che sostanzialmente non dicono nulla, tant'è vero che sono interpretabili in varie maniere, ma se tu le leggi bene non dicono siamo uniti, vogliamo vincere, dobbiamo, va bene, grazie. Dal punto di vista della forma e del modo è corretto, è esattamente la linea da tenere. Appunto, non cioè lui comunque un'altra. Vuole cercare di tenere i toni certo più pacati possibili, certo. Tenendo presente che come li chiamavano una volta li chiamavano il silenzio stampa parlato. Il silenzio stampa parlato. Poi c'è da dire, Luca, che è molto chiaro il fatto che a Marotta in primis non piaccia questo modo di parlare con i social network, con le televisioni, di non tenere le cose. Ma questo, sai, è un altro aspetto del quale insomma bisogna prendere atto. Il mondo sta andando in questa direzione, a te possono dare fastidio la barba, i tatuaggi, i social e tutto quello che ti pare, ma se tu vuoi fare una squadra di cricchetti fai il Monza, no? Nelle intenzioni di Berlusconi, no, lo dico senza ironia. E allora vieti, social, non lo so. No, ma però i social più che altro, cioè qui è più un discorso sul fatto del rinnovo di contratto, il fatto ma che... Ma se tu scrivi una cosa sul social o dici una frase a un giornalista che poi la pubblica, non è la stessa cosa. Guarda che è passata sotto silenzio, perché il profilo è diverso, i personaggi sono diversi. Ma la settimana scorsa, guarda caso, alla seconda panchina consecutiva in cui non ha trovato spazio, il manager di Cutrone dice adesso a fine anno vediamo. Senza la detonazione di Wanda, senza la violenza di un capitano, la fascia tolta, non c'è il problema dello spogliatoio, però in una fase in cui c'è una squadra che sta lottando per tornare dopo 7 anni, saranno 7 anni in Champions League, che ha le semifinali di Coppa Italia, eccetera, se ne viene fuori Mister Wando, non so come si chiami, come il manager di Cutrone. Che dice, come si chiama Gianluigi, l'agente di Patrick Cutrone? Dovrebbe essere Donato Orgnoni. Esatto. Almeno gli abbiamo dato un no. E tirare, quindi ognuno fa il suo mestiere, poi se una ha un bel sorriso, un bel fisico, è bionda, va in televisione e soprattutto sta col capitano dell'Inter e l'ex capitano, è un conto. Però ognuno sa le sue. Può complicare le cose, come è successo. La società che cosa ha fatto? È rimasta in silenzio, almeno quello che fa sostanzialmente Marotta.